Ciao a tutti cari amici di Canale Zero, ben ritrovati a questi nostri appuntamenti. Fra circa un mesetto partirà la nuova edizione di Music Summer, ve ne ho già parlato, c'è stato il promo, ve ne ho parlato anche nell'appuntamento di 2 settimane fa. Adesso passiamo a parlare della seconda edizione. Tra parentesi, mi piace pure perché queste sigle non sono ufficiali, nel senso che non le avevo mai fatte, ma le sto montando così. Seconda edizione che parte il 12 luglio 2010. Uno dirà, ma come tu ti rimetti a fare un contest dedicato alle canzoni sapendo come è andata a finire l'anno precedente, che le fanbase hanno rovinato tutto? Sì, perché bisogna anche ogni tanto essere un po' testardi, bisogna impuntarsi sui progetti ai quali si crede. E infatti si veniva poi dalla scorta dell'edizione 2009 di Song of the Year, la prima edizione di Song of the Year, che tutto sommato era andata bene. Sì, c'erano state un po' di problematiche legate appunto a queste fanbase, ma poi tutto sommato le cose erano volte per il verso giusto. E così si arriva a questo 12 luglio 2010, a pochi giorni dalla fine dei miei esami di maturità, a un giorno esatto dalla fine dei mondiali sudafricani, ed era un'occasione per riempire quel lungo periodo che andava dalla metà di luglio fino alla fine di agosto con un qualcosa che avrebbe potuto creare un certo traffico sul sito. Un contest che diventa un po' più grande e anche un po' più strutturato rispetto a quello dell'anno precedente, perché ci sono ben 50 canzoni in gara, più due che si sarebbero introdotte nel corso dei ripescaggi, quindi nel corso della terza fase. Via via il regolamento sarebbe stato grosso modo lo stesso di quello dell'anno precedente, però con una fase a gironi in più, perché ovviamente era anche un po' eccessivo ridurre le canzoni da 50 direttamente a 16. 50 canzoni che provengono dalle classifiche di Chart Italia, quindi vengono posizionate proprio in base a quelle classifiche. Non c'è una divisione tra canzoni italiane e canzoni straniere, ce ne sono 27 italiane e 23 straniere, ma diciamo che è un tutti contro tutti, quindi va un po' casualmente la collocazione delle canzoni in ciascun girone. Passano le prime due di ciascun girone e le 4 migliori terze per percentuale, quindi da 50 diventano 24, e queste sono state le prime 26 ad uscire dal contest. Alla 49 Nerd con Nelly Furtado, Hat and Fun. Alla 48 Yolanda Be Cool, We No Speak Americano. Alla 47 Keen featuring Kenan con Stop For A Minute. Alla 46 Nio con Beautiful Monster. Alla 45 Rox con My Baby Left Me. Alla 44 Irene Fornaciari, Messing With My Head. Alla 43 Sister Sisters, Fire With Fire. Alla 42 Kylie Minogue, Old Lovers. Alla 41 Black Eyed Peas con Rock That Body. Alla 40 Idari con Più Di Te. Alla 39 Max Gazzè con Mentre Dormi. Alla 38 Elite Fibba con Sole Nero. Alla 37 Plan B con She Said. Alla 36 Kelis con A Cappella. Alla 35 Jessica Brando con Il Colore del Cuore. Alla 34 B.O.B. e Bruno Mars con Nothing On You. Alla 33 Vasco Rossi con Ho Fatto Un Sogno. Alla 32 Stromae con Alone Dance. Alla 31 Mika con Blame It On The Girls. Alla 30 Irene Grandi con Alle Porte Del Sogno. Alla 29 Alicia Keys e Beyoncé, Put It In A Love Song. Alla 28 Arisa con Pace. Alla 27 Gigi D'Alessio con Vita. Alla 26 Gianluca Grignani con Il Più Fragile. Alla 25 Mary J. Blige e Tiziano Ferro con Each Tear. E alla 24 i Due di Picche con Faccia Come Il Cuore. Seconda fase a gironi, quindi, che vede le 24 canzoni divise in 6 gironi da 4 brani ciascuno,
una sfida decisamente più serrata per un motivo molto semplice. Le prime classificate di ciascun girone avrebbero avuto accesso diretto alle top 16, mentre le terze classificate sarebbero andate a ripescaggio. Ovviamente le quarte classificate sarebbero uscite direttamente dal contest. Queste sei avrebbero fatto i ripescaggi con due new entry che però non sono entrate in gara, quindi non hanno passato il turno. Sì, sarebbe stata un po' una cosa. Direi a posteriori molto ingiusta che delle canzoni appena entrate, considerate in base alle classifiche del periodo, avrebbero avuto direttamente una chance di entrare nelle fasi finali. Diciamo veramente un grandissimo bonus, però lì per lì sembrava una soluzione abbastanza onesta. Col senno di poi, ripeto, questa è la situazione che si è venuta a creare ad esito della seconda fase a gironi e dei ripescaggi dai quali passavano le prime due classificate di ciascun girone. Alla 23 Imodà con Sono Già Solo, alla 22 Malika Yan, Satisfy My Soul, alla 21 Elisa, Someone to Love, alla 20 Cesare Cremonini e Jovanotti, Mondo, alla 19 Rihanna con Te Amo, alla 18 I Train con Hey Soul Sister, alla 17 Sheryl Cole con Fight for This Love, alla 16 David Guetta, Chris Willis e Fergie con Getting Over You. Arriviamo alle top 16. Il regolamento avevo deciso che non dovesse cambiare rispetto a quello dell'edizione precedente. L'ho detto, ci sarebbe stata questa seconda fase a gironi per creare questa ulteriore scrematura. Ci sarebbe stata la fase dei ripescaggi anche un po' per allungare il brodo. Ma le fasi finali sarebbero rimaste sostanzialmente le stesse dell'edizione precedente. Quindi top 16 con queste 8 sfide dirette uno contro uno, quarti di finale con 4 sfide dirette uno contro uno e poi il gironcino delle Final Four, chi avrebbe preso più voti avrebbe vinto. Molto semplice, molto chiaro, molto lineare e chi si sarebbe visto si sarebbe visto. Le cose però non vanno esattamente secondo i piani. Intanto c'è una cosa che mi viene detta. A sto punto non mettere questa pausa perché la fase delle top 16 si doveva svolgere tra il 2 e l'8 agosto. Mi dicono continua fino a Ferragosto. Facciamo queste 2 settimane di voto. Che non mi sembra la soluzione migliore, ma va bene. Già nella seconda fase a gironi c'erano stati dei problemi, avevamo dovuto azzerare i voti, avevamo dovuto anche prendere la decisione di sospendere i sondaggi intorno alle 8 di sera in modo tale che non ci fossero problemi durante la notte perché temevamo che la notte potesse essere veramente la terra di nessuno, dato che nessuno poteva fattivamente vigilare sul buon esito dei sondaggi. E allora facciamo così: riazzeriamo tutto. Ci sono state anche delle ammonizioni nelle top 16, nuovamente avvengono questi problemi, questi magheggi con i voti. E allora che facciamo? Pensiamo di nuovo di sospendere? No, facciamo una cosa totalmente diversa. Intanto c'è la prima squalifica nella storia, l'unica squalifica nella storia. Dovemmo cacciare la canzone di Valerio Scanu, Credi in me, che poi, ripeto, come tutte le canzoni di quel primissimo periodo dei talent, francamente si votava più il cantante che nei fatti la canzone, ma questi sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano. Si passa ai quarti di finale in cui ancora una volta ci sono questi problemi nelle votazioni e a quel punto veramente ci viene l'idea di sospendere, di mandare a ramengo tutto quanto. Perché onestamente non c'era neanche gusto, perché noi volevamo fare una cosa abbastanza onesta, mentre gli altri potevano guardare alle views, alle visualizzazioni. Noi volevamo anche che oltre alle visualizzazioni ci fosse un concorso che si svolgesse nella maniera più pulita e più onesta possibile, cosa che invece anche in quell'occasione non stava accadendo. Però arriva il lampo di genio. Facciamo sì i quarti di finale, però all'ultimo diciamo che non valgono più niente. Ci sono tante proteste perché all'epoca, insomma, ogni scusa era buona.
ci inventiamo le prefinali. Cos'erano le prefinali? Intanto queste sono le canzoni che sono uscite alle Top 16. Andiamo un po' con ordine. Alla 15 Marco Mengoni con Stanco, alla 14 Muse con Neutron Star Collision, alla 13 Lady Gaga Alejandro, alla 12 Ligabue con Un colpo all'anima e alla 11 Katy Perry con Snoop Dogg e California Girls. Le Top 16, come detto, avrebbero dovuto scaturire le 8 canzoni che avrebbero disputato i quarti di finale. Ovviamente, dato che la formula dei quarti di finale risultava troppo semplice per non incorrere in queste scappatoie del voto multiplo, delle cose non esattamente pulite, delle quali noi non potevamo assolutamente fare nulla, non potevamo contrastarle in alcun modo se non magari sospendendo i sondaggi, facendoli ripartire da zero, invitando un po' alla calma. E spiegando che alla fine quello era un gioco e che non consegnavamo fattivamente un premio alle canzoni vincitrici. Vabbè, non lo capivano perché non lo volevano capire, ci inventiamo queste prefinali. A ciascuna canzone viene abbinato un sondaggio. Questo sondaggio prevede 5 opzioni da 1 a 5 punti da assegnare a ciascuna canzone attraverso il voto dato. Dalla somma dei voti scaturisce il totale dei punti. Questo totale dei punti viene diviso per il numero dei voti ottenuti dal sondaggio. Si calcola la media. Le quattro canzoni con la media più alta accedono alle Final Four. Dalle Top 16 avevamo deciso di ripescare la miglior canzone straniera e la miglior canzone italiana per percentuale di eliminazione, perché si era venuta a creare la situazione, anche abbastanza fastidiosa, devo dire, di avere 8 canzoni italiane direttamente nei quarti di finale. Quindi, che succede? Che ci sono sì 9 canzoni italiane e l'unica rappresentante straniera è stata poi il tormentone dell'estate 2010, ovvero la Waka Waka di Shakira. Anche lì raccomandiamo sempre un buon uso del voto, ci proteggiamo intorno al fatto che ogni notte avremmo sospeso i sondaggi. Abbiamo aggiunto anche la possibilità di dare un voto con le stesse modalità anche nei commenti, escludendo quei voti che potevano risultare un po' troppo di parte, nel senso che davano 5 voti ad una sola canzone e ne davano uno a tutte le altre, e sembrava veramente poi una burletta, una presa in giro. Da quella media complessiva, perché vi giuro che poi fu un lavoro anche a dover andare a guardare gli indirizzi IP, dover vedere tutte le cose in modo tale che venisse un lavoro bello e pulito, scaturisce la media, restano 4 canzoni. Queste 4 canzoni si sfidano nelle Final Four con il medesimo regolamento. Gioco forza dal 29 agosto, che era stata la data preliminare di chiusura del contest. La chiusura viene spostata al 5 settembre, quindi le finali a settembre come il caro vecchio Festival Bar, e la situazione è stata questa. Alla 10 Lost con il cantante. Alla 9 per Davide Carone con Di notte. Alla 8 Emma con Calore. Alla 7 Biagio Antonacci con Se fosse per sempre. Alla 6 Le amiche per l'Abruzzo con Donna Donna. Alla 5 Shakira featuring Freshly Ground Waka Waka This Time for Africa. Alla 4 Alessandra Amoroso con Arrivi tu. Alla 3 Loredana Errore con L'ho visto prima io. Alla 2 Finlay con Il tempo di un minuto. Vincitore dell'edizione 2010 Marco Carta con Quello che dai. Dalle
Devo dire che delle quattro canzoni che sono arrivate in finale, nessuna di quelle effettivamente meritava di arrivarci, perché chiaramente è stato un voto tutto basato sulle fanbase. È un quartetto di finaliste che assolutamente non era soddisfacente, al di là di qualsiasi discorso relativo al fatto che io non sopportassi cantanti dei talent a quel tempo. Poi veramente la cosa più evidente, il fatto più evidente era di trovare in finale il tempo di un minuto dei Finlay, che con tutto il bene che si può volere ai Finlay, ma non era assolutamente canzone da periodo estivo, ma anzi da cioccolata calda e piumone. E poi appunto questi Carnea di Marco Carta con Quello che dà e Loredana Errore con L'ho visto prima io, la stessa Arrivi tu di Alessandra Amoroso, che non è del suo migliore repertorio. Insomma, veramente è stata una finale che col senno di poi non mi ha soddisfatto pienamente. Hanno vinto le fanbase, forse era giusto così per come era stato complessivamente il contest in quell'edizione 2010, e sono contento poi anche che sia stata un'edizione molto seguita, molto pubblicizzata, molto discussa. Io andai anche con l'elmetto a fare un post in cui criticavo quella che era stata l'andamento del contest, e con l'ingenuità e con come dire, anche la sfrontatezza dei miei 18 anni. Magari oggi me la terrei un po' di più, mi terrei un po' di più il risultato e guarderei appunto al lato complessivo delle visualizzazioni, sarei un po' più imprenditore da questo punto di vista piuttosto che appassionato di musica. Ma non andò così, mi beccai le mie belle palate di letame da parte del pubblico di 1-2-3.com, che da allora poi ci mise una croce sopra. Ma vabbè, ognuno poi chi è causa del suo mal pianga se stesso. Insomma, questa è stata l'edizione 2010 di Music Summer. Noi ci ritroviamo nei prossimi appuntamenti per parlare dell'edizione 2011. Alla prossima.